Presidente Dadati, 50 più 1 la fiera dell'artigianato, per così dire volta pagina da quest'anno. Più che voltare pagina va avanti in continuità, nel senso che prosegue quello sviluppo dell'attenzione alle aziende artigiane che vengono in fiera e hanno un'opportunità in più di incontrare visitatori, acquirenti, le persone del territorio, non solo delle province di Como Lecco ma della Lombardia e a volte anche oltre i confini. In più hanno l'opportunità di confrontarsi e di fare degli approfondimenti verticali su delle attività di interesse al loro lavoro, alla loro azienda. Quindi bene, una manifestazione che ha un ottimo risultato, 170 espositori in quest'anno, oltre a tutti i visitatori che già nella prima giornata stiamo vedendo che sono positivi e sono in buon numero. Motivo d'orgoglio, metà secolo, una storia ormai che ha raggiunto alti livelli, almeno dal punto di vista della continuità. Eh sì, Lario Fiere e Mostra Artigianato nascono insieme sostanzialmente e quindi ogni anno diventiamo più vecchi, o meglio più saggi insieme. Cosa ci si aspetta ora da Lario Fiere dopo questo importante appuntamento? Quali sono gli appuntamenti in programma per i prossimi mesi? Sicuramente abbiamo Young a metà novembre, il Salone dell'Orientamento, che è un appuntamento importantissimo con moltissimi espositori, moltissime scuole, aziende, l'università con l'assessore Fermi che è presente con tutte le università lombarde e sta portando il Salone a diventare il Salone dell'Orientamento regionale. Quindi quello è un appuntamento di grandissima importanza, veramente. Non si può mancare se si hanno i figli e per i giovani che stanno guardando, sia a quali scuole superiori andare ad iscriversi, piuttosto che all'università o piuttosto che al mondo del lavoro. Poi avremo il parco di Natale, anche un altro bel appuntamento, le vacanze di Natale, che rispetto allo scorso anno sta migliorando molto, abbiamo implementato sia nell'offerta che nelle giornate. Assessore Fermi, l'eccellenza del nostro artigianato non è soltanto, questa è sicuramente una vetrina per tanti espositori ma anche per il pubblico che non manca mai a un appuntamento di questo tipo. Beh, 50 più 1, 51esima edizione della mostra artigianato, questo fa capire quanto ci sia un pezzo di storia e sicuramente un pezzo di futuro della nostra economia. Il tema dell'artigianato è un po' il cuore della Lombardia, lo diciamo, lo ribadiamo sempre, poi ci chiediamo se facciamo abbastanza per il mondo artigiano sia a livello regionale sia a livello nazionale. Il fatto di avere una mostra come questa che consente agli espositori di esporre, ai clienti e cittadini di poter venire a visitare ad Erba è qualcosa che ovviamente inorgoglisce e arricchisce il territorio. Dopodiché quello che dico da rappresentante delle istituzioni che è giusto applaudire a questo mondo ed essere orgogliosi di questo mondo, dopodiché bisogna mettere in campo delle misure che possano aiutare insomma il cuore pulsante economico dell'economia lombarda, perché il cuore pulsante anche italiano ma soprattutto lombardo è fornato da tante piccole imprese artigianali che hanno dal dopoguerra ad oggi fatto la storia economica del nostro paese senza, come dire, contare su possibilità di grandi finanziamenti, questo grazie al saper fare, all'ingegno, alla capacità di muovere le mani, alla voglia di lavorare. Ecco. Qui abbiamo, come dire, un patrimonio che dobbiamo difendere in maniera concreta. Ingegno e voglia di lavorare, che spazio ci può essere per la ricerca e la formazione a alti livelli? Allora, sul tema dell'innovazione e della ricerca devo dire che il mondo artigiano, che sembra un mondo tutto sommato molto statico, in realtà ha grande capacità innovativa, ma lo vediamo anche agli stand presenti Lario Fiere. Sul tema della formazione qui abbiamo un problema, nel senso che una delle principali difficoltà che raccontano e si tastano insomma nel mondo artigiano è la difficoltà di trovare personale, e questo perché per tante ragioni, ma oggi abbiamo un grande disallineamento tra quello che serve al mercato del lavoro e che è rappresentato dagli artigiani e quello che viene imparato a vari livelli sui banchi di scuola, e questo è qualcosa che dobbiamo in qualche modo migliorare. La Germania ha una concezione della scuola completamente diversa dalla nostra e questo disallineamento è molto 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 più limitato. Qui
per tante ragioni, ma abbiamo sempre avuto un po' la cultura umanistica come la cultura di serie A e la, come dire, la cultura e la scuola professionale come una scuola di serie B. Ecco, questo modello qui va cambiato culturalmente. Ormai le scuole di formazione professionale formano persone che hanno possibilità di fare carriere, hanno possibilità di trovare occupazione e servono soprattutto al mercato del lavoro. Su questo dobbiamo fare un grande passo in avanti. Devo dire che il tema degli ITS, insomma, di questi nuovi corsi di formazione, sta cercando di aiutare per ridurre il più possibile quello che serve al mercato del lavoro e quello che si impara sui banchi di scuola. Ecco, con Roberto Galli, presidente di Confartigianato Imprese Como, affrontiamo il discorso legato a come si presenta il settore a questa mostra dell'artigianato edizione 2024. Allora, si presenta in una tendenza, diciamo, tendente al nuovo, qualcosa di nuovo, cioè quindi aperto a quello che è il futuro, a quello che è la digitalizzazione, a quello che è l'impresa, l'intelligenza artificiale. Ormai anche all'interno delle imprese artigiane siamo consapevoli, lo sono tutti, che il futuro è molto basato sulla tecnologia. Riteniamo che rispetto alle grandi imprese forse siamo più malleabili e più reattivi all'essere più pronti a quello che è il futuro, a quello che è la digitalizzazione all'interno. Qualche numero? Ma numero, la stragrande maggioranza delle imprese si sta in questo momento, intorno a un 30-40% sta partecipando a raffica ai bandi per poter digitalizzarsi, potersi andare in questa direzione, per cui ritengo che sia un 30% assolutamente in salita. Per quanto riguarda la parte cosiddetta artistica, cosa dire? Beh, la parte artistica quest'anno hanno voluto, perché onestamente per onor del vero è stato in più Confartigianato Lecco, perché all'interno della mostra dell'artigianato per 2 anni la conduce una provincia e per 2 anni la conduce l'altra provincia, e in questo momento la sta conducendo la parte lecchese, ha voluto aprire a questo nuovo canale legato all'arte, e devo dire che l'arte è legata al mondo di Confartigianato, è legato all'artigianato, perché anche l'arte è artigianato. Giustamente il presidente di Confartigianato Como Galli ha sottolineato come la parte artistica quest'anno sia curata direttamente dall'area lecchese. Allora con Ilaria Bonacina, presidente di Confartigianato Lecco, parliamo di quello che è l'aspetto artistico della fiera. Sì, quest'anno c'è questa grande novità, abbiamo abbinato la radice del nome artigianato, della parola confartigianato e artigianato con l'arte. Abbiamo invitato questi 4-5 artisti, sono provenienti dal territorio di Lecco, ma hanno una visibilità veramente internazionale. La persona che si sta esibendo adesso fa degli spettacoli esagerati e molto particolari, anche perché sono unici, non si possono ripetere. E quindi credo che queste persone che lavorano d'arte esprimano con la loro passione, le mani, la loro unicità, quello che è artigianato e quello che Confartigianato sta portando in giro e vuole anche esprimere qua in Mostra Artigianato 2024, 50 più 1 direi. Ecco, è significativo il fatto che il padiglione centrale sia dedicato praticamente esclusivamente all'arte. Sì, è proprio un obiettivo di questa, si doveva dare una svolta e il comitato ha detto bene, puntiamo sull'arte, che è il primo strumento che la persona ha avuto per poter esprimere l'artigianato, l'arte, l'artigiano, l'artigianato artistico si dice, ecco, questo è la radice. Noi partiamo dalle radici per fare un più uno, però questo più uno ci deve portare lontano e con, come vedrete in molti espositori, con quel quid di tecnologia che ci aiuterà a superare questo tipo di momento e superare il mero artigianato artistico, ma artigianato artistico anche lui più uno, elevato. Thank you.
Ecco, presidente Flavio Bassani, presidente della Fiera dell'Artigianato, dopo questa performance significativa, per il fatto che appunto l'edizione 2024 è basata appunto sull'arte. Sì, proprio per sottolineare il connubio che c'è tra arte e artigiano e queste persone che vogliono vivere di quello che è la loro passione, come io vivo dalla mia, da artigiano, e spesso invece vengono additate più come persone che magari non hanno voglia, soprattutto i giovani quando poi si buttano nel settore del digitale, come vedremo adesso nella mostra che stiamo andando a visitare. In realtà è tutto un nuovo mercato che sta emergendo e che noi dobbiamo abbracciare e accogliere, sennò ci perdiamo persone come Afran e soprattutto ci perdiamo pezzi di cultura intera in questo modo. Quindi l'artigianato lanciato verso le novità? Sempre lanciato verso le novità, l'artigiano è sempre stato quello che di necessità faceva virtù, per cui problema, soluzione te lo trova l'artigiano. La grande industria poi magari lo migliora, ma l'artigiano è quello che, anzi a cui le grandi industrie si rivolgono per risolvere il problema che hanno. Per cui sicuramente la novità è proprio l'artigiano. Applauso, grazie mille.